L'appello lanciato dal Centro Coordinamento Frosinone Club, dal gruppo Facebook Storia del Frosinone Calcio e dalla rivista 1928 è stato raccolto da circa 200 tra ex calciatori, allenatori, presidenti e vicepresidenti. La storia canarina ha sfilato nel Palazzo dello Sport del capoluogo, nell'evento che vuole portare in tripudio l'orgoglio giallazzurro. La risposta del pubblico dopo la partita con il Palermo, con il Sassuolo, è stata davvero grande, che ci ha fatto capire che Frosinone è una piazza unica e che soprattutto i tifosi avrebbero risposto in maniera positiva. È giusto dopo un'annata come questa, un'annata storica, ringraziare i nostri tifosi con una bella passerella di tutte le vecchie glorie del Frosinone Calcio. Io non le ricordo tutte perché diciamo sono abbastanza piccolo, però alcuni di loro me li ricordo bene. È stata l'occasione per rivedere i miti canarini, Cari, Azzori, Virgili, Ronconi, Sesena, Ciabattini, Pellegrini, Davato, Farinelli, Santarelli, Ferrari, Maiolino, Gabriele, Mari, Santececca, solo per citarne alcuni, insieme a Raffaele Trentini, portiere record del 1967, e Massimo Palanca, capocannoniere in Serie C nel 1974. A me queste cose fanno molto piacere, poi essere a Frosinone ancora di più, perché Frosinone praticamente mi ha aperto la porta al professionismo, perciò io sarò sempre grato a Frosinone. Era il primo anno che praticamente uscivo da casa, mi sono trovato in un ambiente veramente familiare, dove i scapoli vivevamo tutti insieme, avevamo formato proprio un bel gruppo. E anche in campo poi si vedeva. Chi in particolar modo ti ha fatto ammalare per il Frosinone? Recchia e Palanca, sono due veri amici, nonostante qualche anno in più di me, però hanno trasmesso la vera passione a un ragazzino del vero sport, che è il calcio. Erano tempi diversi, erano situazioni diverse, però con grande piacere dopo circa 30 anni rivederli a Frosinone con il cuore giallo-azzurro è un qualcosa di eccezionale. Ospite d'onore dell'evento alla sua prima edizione è stato Gianni Rivera, che ha presentato l'autobiografia di un campione. Conclusa la prima edizione d'Orgoglio Giallo-Azzurro, già si lavora per il 2017. Abbiamo in programma altre manifestazioni, ma sicuramente questa sarà una delle prime e delle maggiori dell'anno prossimo.